Okay, quindi questo qua mi raccomando a casa. Qui invece c'hai la conchiglia. No, 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 da quel punto di vista non posso neanche rischiare di mettermi in casino. Vedi che la chiappa. Ok. Ciao. Ti lascio un po' di spazio, ci starà una borsetta. Ok. Cioè magari non ci mettere un PC sotto perché veramente boom bam, boom bam. Ok. Allora, ti spiego un po' come funziona la fast cake. Guarda, questo qua. Ok. Allora, queste due qua sono quelle dell'antifurto. Inserito, disinserito. Ok, stesso testo. Ok. Questo è l'antipanico. Quindi ti si avvicina, come abbiamo spiegato, qualcuno premi questo, parta su un album disperato. Finché non lo ripremi, suona di tutto. Ok, chiaro. Cioè, suona da antifurto. Ok, completo. Ok. Quindi finché non riscacci tu, questo qua continua ad andare avanti a oltranza. E poi dopo invece hai con questo qua, un piccolino a divine quattro frecce. Lo lasci parcheggiato in doppia fila. Ah, ok. Ok. Ma basta, le cose sbagliate. E tu hai ragione. Poi, mi raccomando, l'antifurto quando ce l'hai inserito lo tiri giù dal cavalletto, suona, lo muovi, suona, okay, provano a caricare, esatto, suona bene. Quindi ricordati sempre di disinserirlo, che fai una figuraccia che non vuole combattere. Ok. Poi, ogni volta che tu trasmetti con la moto, come funziona la trasmissione? Premi e lui trasmette. Se tu non gli dai nessun comando... Ah, ok, tu non puoi... Ok, chiaro, quindi devo arrivare, schiacciare e lui è pronto a ricevere il segnale. Cioè, tu non è proprio il classico che arriva, pum, bam, bam, e metti in moto più via vai. Cioè, devi premere per avere un check. Okay. Lui gestisce a quel punto e ti dà... Vedi, così adesso te l'ha già inibito. Non puoi far niente. Ok. Allora, due movimenti a destra, due a sinistra. Verso destra abbiamo open. Nell'open ti fa, ti fa aprire lead, lo sportellino sotto chiave, l'altro non è sotto chiave. L'altro è a pressione, giusto? Ok. E poi Seat. Okay. Se la trova vicino ti permette di andare avanti. In on, come ti dicevo, primo è open, il secondo è on verso destra. A quel punto ti dico welcome on board, l'orologio, quelle che sono le funzioni, hai quattro frecce, spegnimento d'emergenza. Di che? Motore? Sì, completamente. Okay. Cioè, mi sta chiamando e boom, lo spegni. Ok. E lasci il quadro acceso in questa formula qua. Altrimenti, avviamento motore, premi, il motore parte solo se premi uno dei due freni. Okay. Mm-hmm. Quindi l'avviamento non arrivare qua come alcuni clienti che mi chiamano: oh cazzo, non parte la moto! Sì, se non tiri uno dei due freni. L'avviamento è fermo sul tasto centrale. Sì, guarda, e poi faccio vedere. Sì, vai, vai. Non è accelerato, è solo schiacciato il freno. Spegnimento. Così adesso, per forza di cose, ti riobbliga a premerlo se lo vuoi accendere. Io ben chiaro. Questo è un tasto di spegnimento. Questo qui è il motore può girare, il motore non può girare. Avviamento motore. Ok, ma tu per spegnerlo quando sei arrivato lo spegni così? Sì. Lo stacchi così, non giri. Puoi spegnerlo lì o puoi spegnerlo qua? È gli stessi. Ok, va bene. Questo toglie soltanto corrente al motore, ma ti lascia il quadro acceso. Per quello ti dico, cioè, se tu devi rispondere per dire al telefono, on. Ok. Di qua, se tu, sempre facendolo trasmettere, Ok. Oppure senza premerla, vedi che l'ho premuta per mettere il blocco senza. Senza premerla vai a aprire il vano carburante. Fammi capire, tu sei arrivato, tu mi fai ok, perché tanto lui riconosce che sei sulla chiave eccetera, quindi vai così diretto. Sì, però sempre per fargli riconoscere la chiave con la moto. Cioè adesso presi già su, tu sei arrivato, stai guidando, boom, arrivi, spengo il quadro, sta benzina, spingendo il motore, giusto? Sì, tu avvicini il quadro tuo. No, devi passare per forza su off, perché, perché vuole che vada di là. Tu da di qua per andare a aprire lo sportello benzina devi tornare indietro e dargli il clip per poter aprire il vano. Posso sì, no, devi farlo bene. Allora, ti ho detto così mi riconosce la chiave. Ok, mi raccordo perché è l'altro giro da fare, giusto? Ok, dicevo, sono su off. Sì. Arrivo con la chiave in mano. Il segnale e poi quando voglio accendere lo suona, accendi, ok, vabbè, io almeno posso spegnere da lì, se no spento, faccio benzina, vado giù da lì, qui mezzo giro, ok, reinserisci un altro
mezzo giro, arriva a fondo. Okay. Premi. Ah, prima una volta. Premi. Giro di là, vedi che questa cosa lo risolve. Se eventualmente sappi che se senti che fa fatica a girare, dagli un po' indietro di mano. No, certo, ok, ok. Perché ha un movimento. Esatto, okay. Quel piccolo scatto che fa il manubrio per lui. Lui per fare ogni cosa comunque lui deve riconoscere la chiave, quindi devo dare un click per fare tutti i movimenti. Per forza, sennò non ti dà possibilità di gestirlo. Cioè non puoi dimenticarti inoltre perché sei andato convinto, non capisco. Quindi lo sto lavoro, se no finisce male. Ah, lui suona. Cioè, sappi che c'è qualcosa che non va, ti stai allontanando, ma non lasciate in. Ok. Capito. E va. Mi raccomando, questo tasto non lo premere mai. Okay. Nel senso, se tu lo tieni premuto, questa qua è la chiave. Mm-hmm. Se tu lo tieni premuto, spegni la chiave. Non succede niente. Però è capitato che alcuni. Poi non è. Ah, forse devo cliccare qui. Inizia, non ho. La chiave non si è avanzata. Se due si spegnono che lasciano in tasca. No, perché magari. Ok, lì te ne accorgi perché la moto non parte. Ah, a quel punto la tieni premuta e si accende. No, ok, non la tocco. Però in tanti cosa fanno? Io lo sto imparando dalle esperienze e lo dico in fase di consegna, perché tu tieni premuto, classico, no, e poi dopo. Certo. Oh, la moto non parte! Spento la chiave. Posso fare lui e sella. Così, ok. Scusi, mi sto facendo. Meglio che provi adesso una volta. Sì, infatti, perché poi finisce che ti chiamo. Ora su off posso tornare tranquillamente. Cos'è l'ultima voce invece? Luci di parcheggio. Ok. Quindi quando sei. Che blocca sterzo, metto qua, non funziona. Ok, chiaro. Per parchi non intendo. No, una volta erano le posizioni, ma adesso metto le parcheggio. Ok, chiaro, dai. Per quanto frecce le stai mettendo spingendo di qua? Sì, o di là. Ok, quindi primo viaggio, secondo viaggio, poi mi leggo Odo, che cazzo sarà? Odo, questo è il viaggio. Odo totale, ok, totale scusami. Che questo è il tempo che è stato in giro. Sì. Questo è il giro di prova. Qui lo lascio su. Questo è il totale, giusto? Invece no, se clicco. Odo. Scusami, Odo il totale. Oil. Oil e il chilometro che l'olio percorso. Ogni 4.000 dovrei farlo, ma tanto mi avviserà. Odo, Odo. Okay. Batteria. Questi sono i chilometri totali. Esatto. Invece cliccando mi fa. Voltaggio batteria. Voltaggio batteria. Traction control modalità on. Va bene. È il fuel. Vabbè, non me lo ricordo. È carburante comunque. Sì, credo che sia sì. Chilometri che puoi fare? Chilometri litro. Questo qua ti dice quanto è il consumo medio. Questi sono i chilometri che puoi fare. Dovrebbe essere l'istantaneo, sono uno l'istantaneo e uno il medio. Chilometro litro. Questo qua è l'istantaneo, quello okay, che consumi nel momento in cui vai. Chilometro per 100 litro la media. 7 km 71 71 km quello che puoi fare con questa benzina? No, è 7 km un 7 dici? E il 7 km orari, KMH. La voce AVE, AVE vuol dire percorso, ma no, AVE hai 7 km di autonomia. Sì, la roba da arrivare a 7 km. Adesso non so, da capire. Vabbè, dopo me la guardo sul libretto, ma tranquillo, dai. 6 km. Sì, sì, me le guardo, me le guardo. La temperatura che l'airbox sta. Ok, prendendo. Dai, dopo ci capirò qualcosa nei prossimi giorni. Va bene? Ok. Sappi che va sempre in trasmissione col giallo. Qua dentro c'è una pila tipo quella d'orologio. Quando la chiave inizia a lampeggiare rossa. La chiave? Ok. La chiave è qui sul quadro, eh. Ah, riconosce la batteria di questa? Sì. E ti dice. Guarda che da qua a un mese barra due vai a cambiare la pila. Okay. Una pila normale, è una pila normale. Dai, vieni qui, tic tac, cambiamo. Poi, altra cosa importante. Allora, però dobbiamo andare alle 2. Ok. Allora, cosa importante è questa ricordo, perché se mai dovessi perdere la chiave dei documenti, hai le sottocella, documenti, chiave di casa, qualsiasi cosa, qui sotto. Serratura, la chiave. Mezzo giro si apre sotto la chiave. Una delle due, Yamaha. No, questa no. L'ana bagnante te l'ha sempre inserita. Sempre, non le può spegnere, ok, però legge. Quindi o metti la bagnante qui su perché sei in montagna, no, chiaro. Oppure è colpo il centrale, dicevi. Sì. Ok.
ma anche se metti il fisso si illumina il centrale, perché okay, sempre quello lì è abbagliante, okay, full LED sia l'abbagliante che l'abbagliante. Ok, quindi con più cisterne fanno le posizioni. Sì, fanno la posizione del polo, vedi che okay, si illumina tutto un bordino, che è fighissimo. Poi pedalini per il passeggero, cavalletto laterale. Non ci ho detto una cosa che ho imparato ieri. Come lo sapevano neanche i miei colleghi, quindi praticamente cosa succede se tu hai la moto fuori dal bar? Che cosa succede? Qualcuno che è lo stesso in trasmissione dati, quindi la chiave è vicino, può farlo funzionare. Nel senso, allora, se io mi allontano lì vado in bagno, lui il trasponder non riceve più. Ah beh, certo. Perché non è che ha un raggio, però il mio cliente ieri mi fa, cazzo, sai che mi è capitato un fatto con il T-Max? Praticamente ha portato fino all'università, l'ha fatto scendere e poi se n'è andato. Le chiavi sono rimaste in tasca al figlio. Aspetta. No? Dato l'effetto. Sì, perché ho chiamato Yamaha e gli faccio, scusate, ma che cazzo vuol dire? Mi fa, ok, mi fa, tu mi dici così, immagina che sei in autostrada in sorpasso a un camion e ti si spianano le chiavi dalla tasca, no. Fa, lo facciamo per una cosa di sicurezza e te ne accorgi perché la chiave inizia a lampeggiare rossa. Quindi possono fare uno scooter, non mette niente. Sì, virgola, nel senso che non lo puoi spegnere perché non parte più. Perché se lo spegni, cioè per dire, se tu no, sei in giro con questa chiave qua e se la perdi, lui ti dice, guarda che okay, hai perso la chiave. Vabbè, l'obiettivo comunque è spegnerlo, giusto? Sì, vabbè, su off lui lo fa. Basta, se parlando lo metti sempre su off, finché non gli dà un click lui non si muove. Infatti per quello che lui ti dice, se tu lo lasci in open, che è già pronto per andare, cioè ti allontani per quello che fa quel beep. Certo, certo. Però adesso tipo, se tu stai su on, sì, ok, quanto tempo tu vuoi rispondere finché tu sei vicino? No, no, il tasto basta, se ti allontani lui ormai è in on. Sì, è già in on, quindi tu gli hai già dato l'ok per poter partire. Non ho raggiunto il numero, effetti. Ci vado, non c'è pericolo. No, però magari che ti trovi in rotonda, vai a frenare, c'è la cena. Sì. Vai via. Muove, muove, poi, altra questione, i freni. Allora, i freni sono nuovi, quindi frenate lunghe possibilmente all'inizio, arrivare proprio sotto alla macchina per dire che vai a fare una frenata per tutto il tempo. Adesso mi sembra che mi frena, cazzo. Se tu freni, ah, separati, non c'è la frenata combinata, davanti. No. Ah, non è perché ha l'ABS sia davanti che di dietro, è tracciato. Ah, ecco. L'ABS spero non ti capiti mai, comunque no, funziona, frenata, funziona di brutto, nel senso che proprio appena lo vai a premere, torna indietro. Why you feel like you feel one piece of something? Why you feel like she just a random?